Nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione generale e al controllo del territorio, la volante Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale, transitando in via Imperatore Costantino, notava alcuni giovani che, con fare sospetto, uscivano da un garage. Gli stessi, classe 1991, venivano prontamente fermati e controllati dagli agenti operanti e trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, nella fattispecie di hashish. Tale constatazione induceva i poliziotti a estendere la perquisizione all'interno del suddetto garage, dove, oltre a un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, veniva rinvenuto materiale atto al confezionamento. La perquisizione veniva estesa anche presso l'abitazione del ragazzo proprietario del garage, cosa che permetteva al personale operante di constatare come all'interno di un grande armadio ubicato nella sua stanza da letto fosse stata allestita una vera e propria serra, all'interno della quale i poliziotti rinvenivano alcuni vasi posti sotto la luce e il calore di una lampada alogena contenenti alcune piantine di marijuana. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro e il ragazzo veniva indagato per il reato di coltivazione e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'altro ragazzo per il solo reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. È stato un intenso fine settimana per il commissariato e in particolare per il personale impiegato nei servizi continuativi di controllo del territorio, che oltre all'adempimento dei normali servizi di istituto, quali la vigilanza presso obiettivi sensibili, controllo dei soggetti in regime di restrizione della libertà personale e monitoraggio del territorio al fine di registrare ogni elemento utile, ogni fatto di rilievo si è dovuto occupare di alcuni ritrovamenti. Venerdì pomeriggio a essere ritrovata è stata un'auto, una Lancia Delta di colore nero, asportata a Campi Salentina il 31 gennaio scorso, occultata all'interno di un casolare di campagna in contrada Santo Stefano. Il mezzo, dopo gli accertamenti di rito con il personale della polizia scientifica, veniva restituito al legittimo proprietario. Un altro ritrovamento di un oggetto alquanto inconsueto avveniva domenica mattina. La pattuglia automontata presso la chiesa Madonna delle Grazie, ubicata sulla strada provinciale 84 Mesagne e San Pietro, rinveniva una scultura in cartapesta di Cristo, Sacro Cuore di Gesù, occultata da un sacco di plastica di colore nero. Da accertamenti esperiti in banca dati si apprendeva che la stessa era stata trafugata dall'abitazione di un privato a San Vito dei Normanni, che aveva sporto denuncia al locale stazione dei carabinieri. Lo stesso, pertanto, veniva contattato e precisava agli operatori che trattasi di una statua risalente al secolo scorso, verosimilmente di elevato valore economico, che gli era stata donata dal proprio genitore. Ne tornava dunque in possesso. Ma la vicenda che più delle precedenti ha impegnato gli operatori è quella di una giovane donna mesagnese che sabato intorno alle 16:30 si allontanava da casa rendendosi irrintracciabile e facendo temere il peggio per i suoi familiari che conoscevano il momento difficile che la stessa stava attraversando a causa di un problema di salute. La figlia della signora scomparsa si è presentata in commissariato disperata per gli esiti negativi delle ricerche poste in essere da tutta la famiglia. Dopo aver acquisito le generalità, le fattezze fisiche e le caratteristiche dell'abbigliamento indossato dalla signora, si dava subito inizio al protocollo operativo per le ricerche di persone scomparse. Grazie alla procedura di geolocalizzazione del telefono in uso alla scomparsa, veniva localizzato l'apparecchio telefonico nel cimitero di Mesagne. Iniziava la corsa contro il tempo da parte di poliziotti e familiari. Particolare attenzione veniva prestata nelle vicinanze della cappella di famiglia, dove veniva notata la presenza di un alto monumento funebre con loculi a più piani. All'ultimo piano del monumento un operatore si accorgeva nell'oscurità della presenza di una sagoma seduta su un gradino di una scala. Era la signora scomparsa, immobile, in stato confusionale, insensibile agli stimoli sonori e visivi, infreddolita. Iniziava un delicato e cauto approccio con la signora, conclusosi nel migliore dei modi e ponendo fine all'incubo vissuto. Parliamo sempre della vicenda relativa agli immobili comunali che sta causando davvero tante polemiche. Euprepio Curti ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Di che cosa si tratta? Io nei giorni scorsi ho ascoltato alcune frasi che sono state dette dal sindaco Maurizio Bruno, che sono di una gravità inaudita, sia nel caso che dovessero essere confermate, sia nel caso non dovessero corrispondere al vero.
Cioè, che cosa ha detto il sindaco? Ha detto che alcuni dipendenti comunali che sono parenti, figli e parenti di ex amministratori, cioè di coloro che avevano governato Francavilla prima di Maurizio Bruno, sostanzialmente impedivano al sindaco e all'amministrazione di avere le carte per svolgere in maniera corretta la propria funzione di amministratori. Che cosa fa presupporre questa dichiarazione? Un accordo criminoso tra gli ex amministratori, o almeno alcuni di essi, e personale dipendente dall'ente pubblico, in maniera tale da far consumare un reato di gravità assoluta, rispetto alla quale io credo che la Procura della Repubblica debba muoversi in una certa direzione. I casi ovviamente sono due. Se le parole dette dal sindaco Bruno dovessero trovare, una volta tanto, devo dire, conferma, allora è giusto che i dipendenti comunali infedeli debbano essere puniti in maniera rigorosa e con essi debbono essere perseguiti, nei limiti di legge, gli esponenti politici che con questi dipendenti hanno stretto un cosiddetto patto criminoso. Ma se invece tutto ciò non dovesse accadere, io dico qui in maniera molto chiara che sarò il primo a denunciare per calunnia il sindaco Maurizio Bruno, perché nonostante lui abbia parlato in termini generici di ex amministratori, si riferiva ovviamente a quel ceto politico che ha governato Francavilla direttamente o indirettamente nel corso degli anni precedenti alla sua amministrazione e che hanno all'interno dell'ente locale anche dei rapporti di parentela, cose che peraltro di cui non c'è assolutamente da scandalizzarsi, visto che ce ne sono sia appartenenti al centro, sia alla destra che alla sinistra. Insomma, in sintesi, Bruno da oggi in avanti dovrà assumersi la piena responsabilità delle cose che dice e delle cose che fa. Presidente, la firma di questo importante protocollo, ci saranno soprattutto ripercussioni nel territorio francavillese per i prossimi 4 anni? Sicuramente sì, è chiaro che adesso il protocollo è la base di partenza di una collaborazione che vede l'individuazione del centro intermodale di Francavilla Fontana come terminale logistico del porto di Taranto. Quindi ora occorrerà innanzitutto verificare quali interventi sono necessari per ripristinare la funzionalità del centro intermodale e per far sì che il centro intermodale possa acquisire questa qualifica di terminale logistico, e mi riferisco in particolare ad una bretella ferroviaria che possa collegare direttamente il centro al porto di Taranto. Dopodiché il porto di Taranto sta spingendo molto sulla logistica e quindi siamo fiduciosi che questo terminale possa ospitare l'insediamento di attività produttive, soprattutto nel settore agroalimentare, dove noi abbiamo già realizzato un progetto ambizioso che ora tendiamo a espandere a livello interregionale. Ecco, lei sa perfettamente che sul centro intermodale di Francavilla c'è una sorta di contenzioso con Regione e Ministero che chiedono la restituzione dei fondi, ma secondo lei c'è il rischio che nei prossimi anni ciò possa accadere e soprattutto il Comune di Francavilla deve trovare anche altre soluzioni, altre opzioni? Ma guardi, io non conosco nel dettaglio il contenzioso e né posso entrare in questa discussione. Faccio presente però che adesso esiste una progettualità ben precisa che sarà identificata con maggiore puntualità nei prossimi mesi e che quindi, voglio dire, si potrebbe in qualche modo dare una prospettiva che prima non c'era al centro intermodale. Poi in qualche modo io sono stato già nominato anche commissario straordinario a Taranto per riavviare opere ferme da un decennio, quindi in qualche modo questo potrà aiutare anche a superare ulteriori adempimenti burocratici e
finalizzati appunto alla completa operatività del centro. È un inizio, però partiamo abbastanza bene, perché oltre ad aver sottoscritto oggi insomma questo protocollo d'intesa, insomma ci sono delle idee in cantiere che sono interessantissime. Lo devo dire, insomma, l'annuncio anche la fortuna che il responsabile delle Ferrovie dello Stato è anche un francavillese doc, ci siamo già sentiti, si chiama Laghezza, l'ingegnere Laghezza, che prossimamente sarà qui a Francavilla e presso l'autorità portuale di Taranto, perché insomma stiamo anche definendo la questione della bretella. Non illudo nessuno, però io penso che il percorso che abbiamo avviato oggi, penso che fra qualche mese darà ottimi risultati. Sono particolarmente felice perché da qui può riprendere la strada di fare di quell'infrastruttura non solo un'opera pubblica finita, completata, ma soprattutto un'opera che si mette al servizio della valorizzazione di quelli che è uno degli elementi di eccellenza del nostro territorio, che è rappresentato dalle produzioni agroalimentari. E l'integrazione con il porto di Taranto e l'integrazione con una delle infrastrutture che più di altre nel nostro paese sta investendo sull'integrazione della filiera della logistica, quindi non solo i traffici portuali, ma i traffici portuali legati alla retroportualità, all'intermodalità e quindi anche all'elaborazione delle produzioni. Sono fiducioso che la strada sia, come dire, quella positiva, lavoreremo per quanto mi riguarda con il governo nazionale ovviamente a far sì che si trovino sia le risorse ma anche quella capacità di inserire il centro intermodale assieme al porto di Taranto nella filiera nazionale dell'intermodalità. Cala il sipario sulla 35esima edizione della BIT di Milano, caratterizzata dal susseguirsi di iniziative all'insegna della promozione territoriale. Bilancio positivo in termini di presenza e di partecipazione per la Borsa Internazionale del Turismo, nella quale la Regione Puglia ha saputo raccontare al meglio la propria vocazione turistica. Siamo fortemente soddisfatti del risultato di quest'anno, abbiamo raccontato proprio in conferenza stampa anche le percentuali di crescita che continua ad avere il sistema turistico pugliese e diciamo che possiamo anche essere particolarmente soddisfatti perché una parte di questa crescita riviene in maniera particolare da questa domanda che continua a crescere di turismo enogastronomico e di turismo rurale. Abbiamo da poco consegnato a Bruxelles il nuovo programma di sviluppo rurale, all'interno del quale programma ci sono misure, quindi investimenti, risorse per meglio infrastrutturare il mondo rurale della nostra Puglia, perché se la domanda continua a crescere noi dobbiamo avere un'offerta sempre più preparata. Siamo la regione che cresce di più dal punto di vista turistico e possiamo dire che una buona parte, diciamo, e anche perché abbiamo dei prodotti spettacolari, un paesaggio favoloso, ma soprattutto anche abbiamo degli imprenditori che sanno fare il proprio lavoro. La BIT delinea dunque prospettive rose e nuovi orizzonti, favoriti dall'impegno concreto dei protagonisti del territorio. Importante in tal senso la testimonianza del sindaco di Poggiardo, tra i promotori di un progetto di collaborazione che mette in rete 16 comuni del Salento con l'obiettivo di migliorare i servizi di trasporto. 16 comuni del SAC, che ha come capofila Comune Poggiardo, stanno organizzando delle reti per il trasporto dei turisti, quindi mobilità lenta anche tra i comuni e soprattutto l'innovazione è quella di gestire i beni culturali in maniera integrata tra noi, favorendo le reghe e soprattutto tutta una serie di operatori privati che potranno dare il contributo che noi riteniamo determinante al successo di questa scommessa, quindi gestire in forma associata i beni ambientali e culturali. Sulla stessa lunghezza d'onda le proposte formulate nell'incontro organizzato dai tre gruppi di aziende locali della BAT, che hanno posto l'accento sull'offerta turistica rurale e sulla qualità della progettazione locale. L'obiettivo GAL è quello di promuovere l'aspetto turistico rurale del territorio, offrire al turista, quando viene nel nostro territorio, un pacchetto che gli dia delle soddisfazioni verso tutti i tipi. Senza scordare i 12 itinerari di Test & Bike, un'iniziativa nata con l'intento di avvicinare in modo sostenibile luoghi, culture e persone, attraverso percorsi turistici fuori dalle rotte comuni che valorizzano il patrimonio agroalimentare pugliese
e la 16ª edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, che dal 1 al 5 agosto offrirà ai visitatori un mix di sapori e cultura. Tra gli stand dell'area Puglia, come di consueto, è andato in scena il laboratorio di cucina organizzato da Masserie Didattiche e dal Movimento Turismo del Vino, dedicato alla tradizione contadina e alle ricette a base di grano. Una chiusura col botto per BIT 2015, anche grazie alla presenza di tanti visitatori illustri, come l'ex dirigente della FIGC Demetrio Albertini, che ha dimostrato di apprezzare la Puglia soprattutto dal punto di vista culinario. Mia moglie è pugliese, quindi ho parenti acquisiti, però ormai da tanti anni non visito ma frequento la Puglia, che è un paese meraviglioso. Con Mister Calabro siamo a commentare l'ennesima vittoria di questa sera. Questa volta il Trani 1-0 si è battuto fino alla fine la squadra barese, quindi una vittoria sofferta, ma per questo è ancora più bella forse. Tutte le nostre vittorie sono state sofferte e belle, e quindi ci tengo a precisare e a dire che questa vittoria, la squadra, io in particolar modo la dedico a Cristian Quarta. Cristian, oltre che essere un grande giocatore, secondo me è una persona squisita, è un uomo eccezionale, e quello che è successo ha un po' urtato tutti quanti, e ci siamo ripromessi di fare ancora più squadra, di essere ancora più uniti, e per oggi regalare questo successo, seppur sofferto, contro il Trani a Cristian Quarta. Un Trani che è venduto cara alla pelle, soprattutto anche al secondo tempo in particolare, pressava molto molto alto, quindi impediva di manovrare e ragionare bene in fase possesso palla. Sì, noi abbiamo fatto un primo tempo importante, dove oltre al gol abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Come al solito, quando non si riesce a concretizzare, poi una squadra che come la nostra, che ha un po' di tempo, che sta giocando domenica, mercoledì, viene a mancare un po' di risorse mentali e fisiche. Poi non ci dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra che per tre quarti di campionato è stata prima in classifica. Una squadra che ha degli elementi importanti, e la mia squadra, Francavilla, non ha mai concesso, a parte il primo tempo, situazioni di pericolo. E quindi tutto questo, sì, si può dire che dovevamo migliorare e sfruttare meglio le ripartenze, cosa che in queste partite, quando vince 1-0 con la squadra che si sbilancia e con le sostituzioni che ha fatto il loro tecnico, molto offensive, era da sfruttare più le ripartenze. In questo caso ho messo Richella proprio per sfruttare gli spazi che lasciavano alle spalle. Quindi la squadra ha sofferto bene, non tutte le partite si vinceranno 3-4-0, metterei la firma per queste altre 9-8, non so quante ne mancano, perché si finiscano tutte 1-0 soffrendo, ma bene. Siamo con mister Benny Costantino, allenatore del Trani. Intanto complimenti alla sua squadra sia per l'intero campionato fin qui disputato e anche per la gara di oggi, in cui comunque avete lottato fino alla fine. Grazie, i complimenti sono sempre un bene per il morale. Purtroppo usciamo sconfitti da questo campo difficilissimo contro una grande squadra. Da parte nostra c'è il rammarico sicuramente di aver disputato un'ottima partita, visto che le ultime due onestamente non eravamo stati brillanti come lo siamo stati oggi, però tutto sommato, come lei ha detto, stiamo facendo un ottimo campionato, speriamo di continuare su questa strada. Pur non creando grossissime occasioni, comunque avete avuto il merito di pressare molto alto fino alla fine di Francavilla, che aveva anche alla fine difficoltà nel ragionare. Sì, infatti non abbiamo creato molto, forse la più limpida occasione nel primo tempo, dove per Chiazzi, il mio centrocampista, è arrivato tu per tu col portiere, ha sbagliato, però c'è anche il grosso merito di non aver concesso al Francavilla, che sappiamo benissimo la forza che ha in avanti e dappertutto, in tutti i reparti del campo. In questo numero del Salus TG, farmaci intelligenti per le malattie del sangue, se ne è parlato al meeting di Verona. In Italia diagnosi preimpianto solo in un centro di fecondazione assistita su 5. Per la Nao Assomed, l'ipotesi degli specializzandi in corsia svaluta il lavoro dei professionisti. Oggi una diagnosi di malattia del sangue non equivale ad un esito infausto. Lo sviluppo della conoscenza biologica sta aprendo nuovi scenari sul fronte delle strategie per combatterle, un progresso che si traduce in numeri. Abbiamo raddoppiato le percentuali di persone che guariscono. Nelle incerte forme di leucemie
possiamo arrivare, basta pensare ai bambini, oltre l'80% di guarigione. In certe altre forme di leucemia che una volta erano mortali a brevissimo, tipo le leucemie promielocitiche, vengono guarite in circa l'80% dei pazienti, eccetera. Mettendo insieme però tutto, tutte le forme, tutti i pazienti che spesso sono anziani, siamo complessivamente tra il 30 e il 40% di guarigione. Nel 2014 solo il 17,7% dei centri di procreazione medicalmente assistita italiani, circa uno su cinque, è stato in grado di offrire la diagnosi preimpianto alle proprie pazienti, mentre molti si stanno ancora attrezzando. E quanto emerge dall'indagine nazionale promossa dal centro di PMA Genera, presentata durante un convegno a Roma. L'ennesima svalutazione del lavoro dei professionisti. È la bocciatura della Now Assomed alla bozza del disegno di legge delega ex articolo 22 del Patto per la Salute, all'esame degli assessori regionali alla salute, che prevede la possibilità per i laureati in medicina di poter svolgere le specializzazioni in corsia, con il sostegno economico delle regioni, le strutture inserite nella rete formativa accreditata con un contratto non dirigenziale. Previsioni meteo di martedì 17 febbraio. Al nord ancora piogge su Emilia-Romagna, Piemonte, deboli su Lombardia e Liguria. Migliora in serata. Neve su Alpi occidentali dai 900-1100 metri. Al centro e al sud. Piogge sulle regioni adriatiche, più soleggiato su quelle tirreniche. Piove anche su Calabria, settore ionico e Sardegna. Venti, da moderati a forti. Mari, generalmente mossi. Temperature in salita.